Bella a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Lion e Wolf. Oggi siete con me, Wolf, e parliamo di questa partita che si è giocata stasera tra Chievo e Roma. Risultato finale vede i giallorossi vittoriosi per 3-0 con gol di Shaarawy, Dzeko e Kolarov. Ma commentiamo la partita. Allora, la partita di stasera è stata una bella partita, devo dire. Allora, Shaarawy segna subito con un grandissimo gol su un lancio di Zonzi, e Shaarawy salta difensore e purga Sorrentino, spettacolo il gol, niente da dire. Subito dopo, Dzeko, dopo neanche 10 minuti, anche lui entra in tabellino, gran gol, più o meno stessa azione di Shaarawy. Karsdorp gli dà la palla, Dzeko si porta sempre sull'esterno, finta il tiro, rientra, tiro a incrociare sul secondo palo, imprendibile per Sorrentino. Sotto le gambe del difensore bisogna anche aggiungere. Poi il terzo gol, Kolarov dà una magia. Io non so i tifosi come fanno a insultare uno come lui, che veramente per me è un signor terzino. E stasera ha dimostrato, si è anche inchinato rispetto ai tifosi, apposta per dire: chiedo scusa, però io segno per voi. Il Chievo ha giocato una bella partita, niente da ridire, perché il Chievo ha fatto un'ottima partita, secondo me. Non ha potuto segnare un gran miracolo del portiere, per carità, grandissimo miracolo, che stasera non giocava Olsen, ma giocava il secondo, e ha fatto una bellissima parata. Poi non ci sono stati clamorosi tiri da parte del Chievo, quindi nel senso la Roma merita sti 3 punti e basta, non c'è altro da dire, perché la Roma stasera ha giocato bene di squadra e tutto. Zaniolo. Ragazzi, Zaniolo, ma quanto è forte Zaniolo, ragazzi. Da centrocampo giocava solo lui, ha dato spettacolo. E Shaarawy anche lui ha dato una partita che è stato, ma a me mi è piaciuto molto, niente da ridire. Dzeko ha giocato una discreta partita, da uno come lui mi aspetto un po' meglio anche. Però si è fatto trovare, ha giocato di squadra e tutto. Quello che mi è piaciuto un po' meno, secondo me, è Fazio. Perché per quanto la difesa è andata bene, Fazio ogni tanto lo vedevo in difficoltà, soprattutto con Stepinski e tutto. Non era facile da tenere, però la difesa della Roma ha retto. Di Francesco faccio i complimenti, ottima partita. Il Chievo purtroppo non poteva sperare di fare un pareggio con questa Roma. Per quanto il Chievo molte volte con la Roma Sorrentina ha dato spettacolo, stasera niente da ridire. Quindi per me il risultato è giusto. Vi ricordo i marcatori. Primo marcatore di oggi, un grandissimo Shaarawy. Secondo gol, Dzeko. Terzo gol, Kolarov. Zaniolo, migliore in campo secondo me. E non c'è niente da ridire su questo. Quindi ragazzi, per oggi il video lo concludo così. Bella a tutti, mi raccomando, like, iscrivetevi al canale e commentate se i video vi piacciono, spero di farvene altri. E ora ci sentiremo domani per i commenti. Domani ci sono due belle partite, alle 18 Fiorentina-Napoli e alle 20:30 Parma-Inter, in cui si decide la panchina di Spalletti, che a quanto pare sembra che ci sia già Conte come sostituto, eh? Non è una bella cosa avere già Conte. Comunque ragazzi, buona serata e spero che il video vi sia piaciuto. Salute a tutti da Wolf, ciao!